Ciao Max, ciao Daniele, ciao a tutti. Mi interessava un paio di cose, la parte della formula. Innanzitutto ti salutano due componenti della Monster Band, ce l'ho anche qua dietro. E mi interessava la parte matematica che già emergeva nel tuo precedente lavoro, che già emergeva a Sanremo nel 2018, c'era questa numerologia del numero nuovo, 9. Adesso ci sono delle formule chimiche, adesso c'è una matematica dei rami. Mi volevo sapere un pochettino di più per quanto riguardava questa parte della numerologia e cosa ci dobbiamo aspettare quindi dal disco, non solo dal punto di vista del sound, ma soprattutto dal punto di vista dei testi. E in seconda battuta, se il disco suonerà molto di più come questa cover oppure più come il brano sanremese. Sì, certo, sono tante domande, ma proverò intanto, cerco di sbarazzarmi dalla prima, del discorso esoterico della geometria sacra, che comunque sono intanto argomenti molto interessanti che ho avuto modo di approfondire e indagare in questi anni, cioè negli ultimi 250 anni. No, sono cose che mi hanno sempre affascinato e interessato. Ora, per quanto riguarda, è un argomento interessante, magari un giorno può capitare l'occasione di parlarne in maniera più approfondita, perché sono argomenti che bisogna indagare insieme, non posso esprimere un trattato di geometria sacra. Però ecco, la matematica della natura è qualcosa che in qualche modo ricorre in questo album. La Puoi essere in simbologia conferenza con della... Machia Zecche in ritardo sparato. Adesso forse arriva qua Fulvia, capito? Per cui se trovo il. Ah, ok, scusate, no, perché c'era, si sentiva... per cui sì, in questo caso la simbologia che sta legata ai rami è proprio la provenienza da più fonti, quindi bisogna immaginare un albero che ha dei rami che convergono tutti verso un unico nucleo che è appunto il centro, il tronco, e che a sua volta ha delle radici. Secondo la matematica, la matematica dei rami è anche una proporzione appunto già espressa in uno studio di Leonardo da Vinci, sempre sul discorso della sezione aurea e sulle proporzioni e i codici di concrescimento degli esseri organici in questo universo. Però in questo caso rappresenta proprio la provenienza da più fonti e la solidificazione o in qualche modo la concentrazione di questo nucleo produttivo, che è questo disco che è appunto della Magic, mio e della Magical Mystery Band. Abbiamo fatto questo lavoro insieme, questo prodotto, proprio questa produzione, proprio perché ci tenevo tantissimo affinché questo suono, questo disco suonasse, ecco, forse più simile a quello che avete sentito adesso, come sound, come intenzione, come modo di fare. Il brano che avete appena sentito è stato suonato tutto dal vivo, anche la voce. Abbiamo registrato tutti i brani dal vivo, vuol dire facendo vari take ovviamente, poi scegliendo quello buono su cui lavorare e correggere delle cose o fare delle sovraincisioni, semmai. Però ecco, nel caso del mondo, per esempio, è stato suonato e anche la voce live, per cui molti brani hanno questa caratteristica della voce anche live, ma tutti quanti sono comunque stati suonati insieme, contemporaneamente, con qualche sovraincisione. Questo è un po' il sound e lo spirito di questa collaborazione con una band di eccellenze come quelle che in questo momento mi circondano.